Buongiorno a tutti, oggi sono Vincenzo Barbieri di Planet Italia e oggi siamo qui con il professor Mimmo Capolongo dell'Università di Bari. Buonasera Mimmo. Buonasera Vincenzo, grazie per avermi invitato. Perfetto. Allora, oggi siamo qui per potervi introdurre a un nuovo bando che abbiamo sottoposto l'Università di Bari, il Dipartimento di Geologia con Planet Italia, nell'ambito del bando Riparti. Un progetto finalizzato all'utilizzo dei dati telerilevati da drone per poter fare rilievi su aree dove ci sono stati eventi, diciamo, catastrofici naturali. E in particolare il progetto è il sistema integrato in tecnologia UAV, GNSS e cloud computing per il monitoraggio del rischio idrogeologico, il progetto SIRMI. Mimmo, puoi darci qualche informazione in più sui contenuti tecnici di questo progetto? Sì, allora il progetto si basa su alcuni anni, diciamo, di ricerche che stiamo conducendo al Dipartimento di Scienze della Terra, ex geologia, no? Come Scienze della Terra e Geoambientali, sull'applicazione di tecnologie UAV, Unmanned Aerial Vehicle, comunemente noti come droni, al monitoraggio ambientale in genere, in particolare al rischio idrogeologico. Questa tecnologia è una tecnologia, diciamo, che si è affermata negli ultimi anni tantissimo, è relativamente low cost e ha i vantaggi di poter essere ripetuta più volte. I voli possono essere ripetuti con certe frequenze, quindi ci permettono un monitoraggio più continuo rispetto ad altri sistemi di monitoraggio, diciamo, telerilevati. E anche ad alta risoluzione. Lo svantaggio, però, qual è? Quello che in qualche modo si coprono aree relativamente piccole. E da qui nasce un po' il progetto, cioè utilizzare il cloud computing e i sistemi GNSS per, diciamo, costruire modelli digitali della superficie, della topografici, diciamo, ad alta risoluzione. Su cloud compute, su aree vaste, su aree più grandi. E per questo, diciamo, abbiamo sviluppato un prototipo che appunto nel progetto insieme a Planetech immaginiamo di potenziare, anche di trasformare eventualmente in un servizio, no? Downstreaming, in cui su cloud computing è possibile ricostruire modelli digitali della superficie terrestre ad alta risoluzione da immagini drone, analizzando, diciamo, utilizzando tecniche fotogrammetriche, in particolare di structure from motion, su centinaia e migliaia di immagini in un solo run. Cioè, praticamente si può immaginare un servizio in cui l'utente carica tutte le immagini drone, dai parametri di partenza, in un solo run gli vengono restituiti, diciamo, modelli topografici ad alta risoluzione, ortoimmagine ad alta risoluzione, nuvole di punti, eccetera. Questo è un po' l'obiettivo del progetto. E Perfetto. oltre, l'altro aspetto è quello di integrarlo anche col dato satellitare, in modo da sfruttare entrambe, diciamo, i pro di questa tipologia di dati. Il progetto è di 18 mesi, non so se, insomma, è un assegno di ricerca di 18 mesi in cui lo studente, diciamo, il giovane ricercatore, lavorerà 9 mesi nel Dipartimento di Scienze della Terra con il mio gruppo di ricerca e 9 mesi presso l'azienda Planetech, appunto con l'obiettivo di trasformare queste, diciamo, metodologie, questo know-how che abbiamo sviluppato in fase di ricerca di base, in un servizio downstreaming che possa essere poi utilizzato da più utenti. Questa è un po' l'idea del progetto. Certo, allora, sicuramente come Planetech abbiamo un grande interesse a questi temi, sia perché c'è la questione dei rilievi e comunque del data fusion di dati acquisiti da diverse piattaforme con diversi sensori, sia perché c'è anche la componente di sviluppo tecnologico sul tema KPC, cioè quindi il processing di grandi volumi di dati in ambienti di cloud computing dove comunque poter fare processing di big data in tempi molto rapidi, per poter mettere in piedi dei servizi operativi che possano rientrare anche in quella che è la famiglia dei servizi Reticus che noi eroghiamo, quindi servizi di monitoraggio continuativo del territorio finalizzato a certi ambiti applicativi specifici.
Quindi abbiamo sicuramente aderito con grande interesse a questo progetto e quindi abbiamo dato poi anche i nostri input affinché poi possa avere un'uscita quindi operativa, quindi un progetto molto molto operativo. Il bando, da quello che mi risulta, è già online, quindi potete già consultare il bando direttamente sul sito dell'università, o comunque molto più semplicemente potete accedere alla pagina, home page di Planetech, del sito di Planetech, e troverete già direttamente il link a tutta la documentazione di gara e al link quello ufficiale per poter scaricare la documentazione ufficiale per poter potersi candidare. Credo che la scadenza sia abbastanza prossima. Entro quando dovrebbe essere stato? Allora, il bando è aperto per 30 giorni, è stato pubblicato ieri, quindi insomma c'è tempo per far domanda. La domanda è online, quindi si deve sottoporre solamente tutto online, il curriculum, eventuali pubblicazioni, tutto online. E dopodiché ci sarà una valutazione dei titoli e un colloquio. Perfetto, quindi entro credo il 25-26 agosto bisogna sottomettere la candidatura. Allora, se posso aggiungere piccolissima, il settore della ricerca è geo, però data la tematica siamo aperti a professionalità tecniche in generale, quindi non solo geo ma anche eventualmente ingegneria, informatica, professionalità tecniche che abbiano un minimo di competenze in ambito image processing, fotogrammetria o eventualmente esperti di dominio dei sistemi naturali, che andremo a monitorare. Quindi sia l'aspetto applicativo del monitoraggio del territorio e dell'ambiente che poi anche quello tecnologico del processing dei dati. Quindi entrambi questa tipologia di profili di candidati possono poi partecipare e sottomettere la propria. Poi in base al profilo, a colui che vincerà, il progetto potrà essere spinto, tra virgolette, su un aspetto piuttosto che un altro. È chiaro. La massima apertura. Perfetto. Benissimo, allora ringrazio il professor Mimmo Capolongo per aver partecipato a questo breve video di introduzione al progetto di Parti e saluto tutti quanti. Grazie a tutti e arrivederci. Arrivederci, vi aspetto.